facendo i nomi dalla vostra amica e le catone dal mio amore. Che adesso, ok, mi ha fatto traballare, giù seduto. Sono 40 gradi, c'è caldo. E io che dovevo portare mio marito, povera, che santo. Santo proprio. Sant'Alan. Sant'Ana. Che c'è ancora qualcuno che mi chiede come si chiama tuo marito. Alan. Sant'Alan. Santo. L'ho portato da Primark, 66, 69. No, t'ho portato io da Primark. Non andare da Primark, ho portato le guidate. C'erano, il termometro in macchina segnava 35, 34, 35 gradi. Sì, perché non accendiamo il clima, anche se ce l'abbiamo. No, qualsiasi. No, perché poi fa... Ok, va bene, perciò ho fatto qualche spessino da fare. Grazie, amore. Allora, c'erano i saldi, ho voluto approfittare un pochino dei saldi, no? E infatti ne hai riempito di peli, sono anche sul... mi si appiccicano come niente, però... C'erano 3,50 scontate queste. Una così. Non lo so, mi piaceva questo verdino qua, un po' così. Ok, amore. Sentite il fiatone spike. Lui, sì, bella gioia. Perché abbiamo chiuso un attimo dopo con Reada, posciamo sul terrazzo che gira aria. Poi questa, sempre 3,50. E se due, avete sentito? Lui. Quando lui si siede per terra. Poi questi io li avevo già presi, ma li avevo pagati 4 euro all'ora. Costavano ancora 4 euro, ma erano scontati del 50, perciò pantaloncini, perché li sto usando tantissimo. E ne hai preso solo un paio? Sì. Perché? Sì, perché ne ho ancora uno, l'ho messo oggi. Infatti sono andata da Prima. Ma per 2 euro ne prendevi anche 3 o 4, scusa, no? C'era anche grigio, però preferivo il nero. Da stare a fare questo abbinamento così. Ah, sta bene, sì, sta male, bene. Ecco. Quello. Ma anche col verde, né? Perché comunque il nero poi lo metti con... Sta meglio col nero, però, secondo me. Però ho detto, dai, ne prendo un altro paio, perché sono veramente comodi, li sto usando parecchio. Guarda, mettete, per 2 euro. I pantaloncini corti, adesso col caldo me ne frego. Se c'ho un po' di cellulite, se c'ho me ne frego. Non metto i pantaloncini corti, sono la crepata di caldo, no. Anche no. Poi... la mia passione anche per Stitch, le maglie Disney che ha Primark. Non c'era, avevo quella di Topolino, ce l'avevo già, c'era ancora, ma non l'ho presa. Ho preso questa, sempre di Lilo e Stitch, che ne avevo già presa una, ma era diversa. Qua c'è su Lilo, Madonna mia Lilo, sì, Stitch e Angel. Ed è bellissimo, questa non era scontata, allora, 7 euro. E via, poco comunque. Però Disney poco comunque, ce le ha sempre bene. Anche questa sta bene, con i pantaloncini neri. Poi, questa, io... correggetemi se sbaglio, Sharon mi ha detto sì, è un famoso pittore, famoso artista, non lo so. Questa mi piaceva, tutti questi colori qua così, mi piaceva un botto. Allora ho detto la prendo, e questa 7 euro anche questa, però mi piaceva con questo, sì l'ho già visto, però non mi viene in mente di chi è, so che è un artista, è famoso questo disegno, ecco. Poi, sempre Stitch, ho preso i calzini, ho la fissa dei calzini, cioè io adesso ho su quelli con i fiorellini, però ho quelli con Super Mario, ho quelli con che avevo preso ancora sempre da Prime, li sto usando un botto adesso così corti, poi figurati i pantaloncini corti, metti calzino corto, Stitch, no, bellissimi, sapete che da Prime c'è sempre un botto di calzini. Poi vabbè, ho preso queste perché sono buonissime, la vitamina C. E porto sempre uno nella borsa, uno zaino Urbex. So che sarebbero per struccarsi, ma fa niente. Sono noi quelli Urbex. Che usiamo quando ci fogliamo, che usciamo dalle sterpaglie. Facciamo fare un casino di salviettine perché appena usciamo, tra ragnatele e tutto. Io poi sono buonissime, sono profumatissime, sono delicate. Sono per struccarsi, ma va bene anche per pulirsi la pelle. Se sei un po' sudata, non ti irritano. Ecco, poi giusto per. Vi faccio vedere perché giustamente ti porto anche io. Allora, 10 euro. Due reggiseni, uno blu e uno bianco, 10 euro tutte e due, perciò li ho presi perché mi piacevano. E poi ho preso il musante. Guarda, adesso io devo fargli fare 70 km per andare a comprare. No, 70 più 70. Così. Però abbiamo comprato altre cosine quando devo trovare le magliettine. Perché io, ragazzi, le magliette della Disney, magliette carine che costano poco, non le trovo da nessuna parte, solo da Primark, cioè, sinceramente. E ho preso queste qua così, con questi colori, due rosa, grigio, queste fiorellini. Cioè, 150 km per comprare mutande. No, mutande, ho preso anche le maglie, un po' di cose, okay. Dai. Pensavo di trovare un po' di più, sinceramente, perché avevo visto che c'era anche la borsa di Stitch. Non l'ho trovata. Il portafoglio di Hello Kitty non l'ho trovato. Se no, avrei preso anche quelli. Non c'erano. Unica. Pazienza, amore mio, adesso per un po' non ci andiamo più, non preoccuparti. Pronto, meno male. Dai, qualcosina, vi faccio vedere, vi rendo sempre partecipi dei miei piccoli acquisti, anche quando non sono tante cose, si fa un caldo, che non vedo l'ora di aprire così corre aria. E niente, fatemi sapere voi con i saldi da Prime cosa avete trovato. Un bacio,
Al prossimo, ciao! Po poveri mariti. Poveri mariti che aspettano fuori, immagino. E Anche lui come si è seduto me. fuori. Poi Sì, non Jason è c'avevo entrato voglia. perché cercava le cose, però dopo lui si dice, no, quando non trova le due cose che va sempre a vedere, o maglie o boxer, anche lui, dice, no, non mi piacciono, costano troppo. Allora parte, prendeva fuori. Sharon invece ha trovato anche lei una mutandina, ma niente di che, perché poi comunque è vestita da Shein, Ah, non è che perché gli vi serve. mancano le mutande? Ma. Siamo alla fissa delle donne, Sì, mutande e sì. calzini. Ma qualcuno nel video me l'ha detto, ma anche mio marito mi dice sempre così. Quando l'altro visto il video di Prime, anche loro aspettano fuori. E poi anch'io immancabilmente quando vado da Prime, anche se ho il cassetto pieno, prendo sempre calzini e mutande. Più di una me l'hanno detto. Boh, avrò 20 paio di calzini, ma alla fine ne uso 4 o 5 sempre quelli. E io invece adesso sto cominciando a cambiare, perciò ho detto, vabbè, andiamo un po' di così insieme. Va bene, dai, al prossimo, ciao!